Professore Lorenzo Infantino, abbiamo appena celebrato la chiusura della quinta edizione della scuola di liberalismo Ludwig von Mises di Catanzaro. Che cosa ha significato per lei questa nuova esperienza? Penso che bisogna anzitutto essere grati all'avvocato Scoppa che ha organizzato questa scuola di liberalismo, sulle cui spalle pesa tutta l'organizzazione. Quindi credo che i meriti siano dei docenti che trasmettono delle conoscenze, ma c'è un grande merito dovuto all'organizzazione. E questa scuola, che ormai è giunta al quinto anno, a mio avviso può continuare la sua attività perché i risultati che abbiamo conseguiti sono molto soddisfacenti e credo che proprio avvalendoci delle energie e delle risorse dell'avvocato Scoppa, questa scuola vivrà una vita prospera anche negli anni a venire. Il country pub L'Orso Cattivo di Settingiano ha ospitato la cerimonia di chiusura della scuola di liberalismo Ludwig von Mises 2013, quinta edizione di Catanzaro. La serata è stata condotta da Maurizio Bonanno e Rossella Galati e arricchita da pregevoli interpretazioni musicali del duo Gafade, Daniele Tommaso Mellace, baritono, e Tony Samà alla chitarra. La cerimonia è stata aperta dalla proiezione del cortometraggio della storia dell'edizione 2013 della medesima scuola, alla quale sono intervenuti i maggiori studiosi del pensiero liberale e docenti di molte università italiane, nonché esperti di punta della cultura e del giornalismo italiano. Dopo la proiezione, la serata è entrata nel vivo con la proclamazione dei vincitori, che hanno superato con profitto le prove di verifica e realizzato le migliori tesine sugli argomenti proposti e l'assegnazione delle borse di studio del valore rispettivamente di 1.000 euro, 750 e 500 euro, messe in palio dalla Camera di Commercio di Catanzaro. Il primo premio, consegnato da Paolo Abramo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, è stato assegnato a Daniela La Russa per un elaborato ben articolato e strutturato sulla limitazione del potere pubblico e sui compiti dello Stato, che ha trattato con apprezzabile respiro teorico e in modo coerente con la teoria liberale e con gli insegnamenti della scuola di liberalismo. Il secondo premio, consegnato da Antonio Viscomi, ordinario dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, è stato assegnato a Rosaria Mastroianni Ianni, che ha analizzato l'irrisolto e sempre dibattuto problema della limitazione del potere e del ruolo dello Stato, che ha analizzato con buona padronanza utilizzando gli strumenti teorici apprestati dai maggiori pensatori liberali. Il terzo premio, consegnato da Lorenzo Infantino, ordinario della LUIS Guido Carli di Roma e direttore scientifico della Scuola di Liberalismo, è stato infine assegnato a Maria Rosa Chiara Mercatante per un apprezzabile lavoro con il quale ha esaminato il problema dello Stato e i suoi compiti nell'ambito del sistema di principi del liberalismo classico, cercando di coglierne la complessità e i possibili risvolti risolutivi. Nel corso della serata sono stati anche assegnati alcuni speciali riconoscimenti. In particolare Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa, ha consegnato un riconoscimento speciale per le loro eccellenti missioni imprenditoriali e il sostegno dato all'iniziativa a Salvatore Senatore per la Senatore Vini e all'Orso Cattivo. Piero Funaro per il Lions Club Medio Ionio a sua volta ha consegnato un riconoscimento speciale del medesimo Club Service a Rosalba Paletta per aver pienamente interpretato i principi ispiratori della scuola di liberalismo Ludwig von Mises di Catanzaro e i valori lionistici. Alla cerimonia ha fatto da cornice un folto e attento pubblico, anche rappresentato da numerosi allievi della scuola, che hanno così condiviso il suo dipanarsi sino all'epilogo naturale. Con la cerimonia di premiazione, la scuola di liberalismo Ludwig von Mises ha chiuso il suo percorso annuale, consolidando la sua presenza e confermandosi come l'impresa culturale che presta un servizio volto a soddisfare un bisogno di sapere e una domanda di conoscenza del liberalismo in larga misura insoddisfatti.
La scuola di liberalismo Ludwig von Mises è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liberamente, in collaborazione con l'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, la Camera di Commercio di Catanzaro, l'Unipol Banca, la Fondazione AIEC Italia, il Lions Club Medio Ionio, la Pedagogical University di Cracovia, il Comune di Cortale, il Tea Party Italia, la Fondazione Stella Onlus e la Senatore Vini. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionescoppa.it.